Ciao, io sono Sonia. Oggi voglio farvi vedere come utilizzo l'applicazione Inkscape per digitalizzare i miei pattern, ovvero metterli sul computer e averli in formato digitale. Perché mettere in digitale i pattern? Semplicemente magari per avere più ordine in casa e non avere una montagna di fogli alta così, oppure magari, come faccio io, metterli in vendita su Etsy o su altri siti internet. Inkscape è un'applicazione gratuita, quindi potete scaricarla e non dovete spendere soldi. Io la utilizzo proprio per questo, il mio computer è un Mac e mi ci trovo molto molto bene. Ci sono anche tante applicazioni a pagamento che fanno la stessa cosa, però io per fare quello che devo fare va benissimo anche questa. Perciò facciamo partire il video. Allora, qui abbiamo i nostri file. Allora, qui abbiamo la nostra applicazione Inkscape e la apriamo. Eccoci qua. Allora, appena apriamo ci viene fuori già questa schermata e il foglio è già in formato A4 perché è di predefinito così. Dopodiché andremo a vedere come modificare anche il formato se necessario. Io utilizzo sempre il formato A4, quindi non c'è bisogno di modificarlo. Allora vado su File e faccio Importa. Questo è un passaggio opzionale, ma io di solito sotto ai miei pattern ci metto sempre il mio logo perché è più identificativo, preferisco fare così. Allora, adesso andiamo qui, logo, ok. Qui non serve modificare nulla, di solito non modifico mai niente e non serve. Quindi adesso ci apparirà il logo, un po' troppo grande, ma noi possiamo ridimensionarlo. Così, però è importante schiacciare questo lucchetto qui in alto, perché se non lo schiacciamo rischiamo di andare a deformare, come vedete, il disegno, quello che è, insomma, e fa schifo. E quindi adesso torno indietro, schiaccio qui il lucchetto così posso ridimensionare il mio disegno. Allora, una cosa che faccio sempre all'inizio è andare qui su queste impostazioni e schiacciare su bordi in cima al disegno qui in basso, perché così mi fa vedere i bordi del foglio attraverso al foglio, insomma mi fa vedere i bordi, se no mi dà fastidio. Qui possiamo cambiare appunto il formato come avevamo visto prima, io lascio sempre la 4 giustamente perché poi i fogli vanno stampati sui fogli A4. Verticale o orizzontale, io lo lascio in verticale e basta. Tutto il resto, insomma, sono cose che potete andare a vedere per conto vostro. Poi, dopodiché, qui in alto su aggancio li metto sempre al minimo, semplicemente perché dopo vedrete come funziona il modo di disegnare. Insomma, mi dà un po' fastidio il fatto che le robe si agganciano da sole, allora io lo tolgo, ma comunque è una cosa che andremo a vedere dopo. Ok, allora adesso continuo a ridimensionare, come vedete si vedono i bordi adesso, quindi è molto meglio. Lo metto ad un'opacità abbastanza bassa perché comunque non voglio che si veda tanto, quindi lo metto qua sull'opacità più o meno a 11, sì, così, 11 più o meno. Lo metto qui in centro al foglio e qui vedete che c'è scritto livello, in pratica sono tutti i livelli che si possono sovrapporre a questo file. Questo è il primo livello ed è appunto, sono tipo gli strati. Allora io decido sul primo livello di metterci il mio logo e dopodiché lo blocco qui con il lucchetto, così io lo tocco ma non succede niente, è come se fosse tipo impiantato sul foglio, insomma. E schiaccio qui su più per aggiungere un altro livello e adesso nel secondo livello andiamo a mettere il nostro file, che faremo sempre qui in alto file importa, lo importiamo, vediamo un po', allora qua importiamo il nostro scan, ovvero il pattern che abbiamo scansionato
in un foglio A4 precedentemente. Questo, vedete, è il file scansionato, quindi bisogna che abbiate anche uno scanner. Ok, non cambio niente delle impostazioni, tanto non mi serve, e mi apre direttamente il foglio già della dimensione del foglio A4, come vedete, perché era un foglio A4, ed ecco qui il mio scan. Adesso, dato che non voglio che si veda così tanto perché devo comunque ricalcarlo, qui sull'opacità sempre del livello vado a metterla più o meno al 50%, così non mi dà troppo fastidio, e anche qui aggiungo un altro livello, perché in questo livello qui terremo il nostro pattern che abbiamo scansionato, mentre nel livello successivo andremo a disegnarlo meglio. Quindi adesso lo blocco con il lucchetto, aggiungo un terzo livello, con calma e mi raccomando, ok? E adesso abbiamo il nostro livello, appunto, che le cose sotto non si spostano, non succede niente, anche se schiaccio, e possiamo andare a disegnarci sopra. E adesso arriva la parte, diciamo, più importante, la parte migliore. Per disegnare sui pattern utilizziamo questo strumento qui, che vedete qui a sinistra, o a destra, no, a sinistra, vabbè, l'altra destra. E eccolo qui, questo strumento qui in pratica crea delle linee che noi possiamo incurvare, oppure in questo modo, così come vedete si possono creare un sacco di linee. E questa è la nostra linea adesso per prova, ve l'ho fatta vedere, anzi vi faccio vedere meglio senza niente. E dopodiché, dopo che avrete creato questa linea schiacciando con il mouse, ovviamente io adesso ho schiacciato questo punto e mi fa così, poi una volta che ho rischiacciato di nuovo mi dà la linea, e io posso anche tenere premuto, fare una curva, e bisogna un attimo prenderci la mano per riuscire a disegnare bene con questa cosa. Ma se non dovesse venire bene la vostra forma, qui in alto su questa specie di freccetta potete andare a modificarla in questo modo. Potete modificare la curva, questo che si chiama, se non sbaglio, nodo. Non vorrei dire una cosa per un'altra, se magari qualcuno è più bravo di me correggetemi. Comunque questi dovrebbero essere i nodi, cioè dove voi avete premuto il mouse, e possiamo andare a modificarli come vogliamo, spostarli eccetera, modificare la curvatura, e insomma tutto qua. Adesso lo mettiamo in pratica e andiamo a ricalcare il nostro disegno. Ok, ci sono dei tasti molto utili che potete usare per velocizzare la cosa, per farvi la vita più facile, ovvero premendo la barra spaziatrice e muovendo il mouse potete spostare così il disegno, anche se, ok, adesso proprio doveva arrivare il carrettino che fa rumore. Dopodiché, premendo CTRL, o almeno per me è così, e muovendo la rotellina del mouse potete fare zoom in avanti o zoom indietro, e poi premendo invece, non mi ricordo, no, basta, così. Sono queste due cose. Allora, andiamo a disegnare. Allora, io premo qui sulla punta, dopodiché creo una curva così. Ok, più o meno. Dopo, se non va bene, comunque posso andare a risistemarla. E schiaccio qui sulla punta e dopodiché la chiudo qua, e lui schiacciando si connette direttamente all'altro nodo. E adesso, siccome il contorno io non lo vedo molto bene, è troppo sottile, allora se vogliamo modificare lo spessore del contorno possiamo andare qui in basso su riempimento e contorni. Allora mi si apre qui o riempimento, se voglio riempirlo, ma non mi serve, io voglio fare solo il contorno. Allora vado su stile contorno, metto
3 pixel più o meno, va bene così, ok, perfetto. E posso cambiare il tipo di contorno, ovvero così o a puntino, a tratteggio, eccetera. Per il momento va bene così. Adesso ho notato che qua la curva non è venuta fuori molto bene, perciò vado a modificarla con questa cosa qua. Vado a sistemare i nodi qua, sistemo un po' questa curva, però vedo che questo nodo qua mi dà fastidio, nel senso che se sposto qui dopo si muove anche di qua. Allora io cosa faccio? Il nodo, molte volte cerco di levare tutti i nodi più possibile, perché così mi dà una roba più morbida, diciamo, nel senso, adesso io ho tolto il nodo e mi ha modificato un po' la linea, ma adesso io posso modificare tutta questa curva in questo modo, così, e vado a sistemarla come voglio. Ecco, adesso ho la curva praticamente perfetta. Ecco, scusate un po' se va a scatti, ma a parte il computer che è lento, ma anche un programma, essendo gratuito, non è che va proprio alla grande. Comunque, adesso che ho la mia forma, sono soddisfatta così, procedo nel fare l'altra. Ok, come avete visto, io ho fatto soltanto metà di questa. Ho fatto, adesso vi faccio vedere meglio. Ah, qui in alto c'è il simbolo dell'occhio. Se volete togliere un livello provvisoriamente per non vederlo, dovete schiacciare il simbolo dell'occhio. Allora, togliendo qua il secondo livello, vediamo che io ho fatto soltanto metà. Perché ho fatto soltanto metà? Perché io voglio che sia speculare. Allora, come si fa a fare una forma speculare? Che questo è molto molto utile per tantissimi pattern. Prendo intanto con la freccia così, selezionando questa linea. Faccio il tasto destro con il mouse, schiaccio su duplica, mi si duplica questa linea. E ora su oggetto qui in alto faccio rifletti orizzontalmente. Ecco, adesso ho una forma esatta riflessa in maniera orizzontale, però la devo spostare. Allora, semplicemente che cosa faccio? La seleziono, la giro, premendoci sopra mi dà l'opzione di girare, la ruoto finché non va a combaciare con la nostra linea che abbiamo fatto. Ecco, qui si è collegata il nodo in maniera automatica, è una cosa comoda, però io l'avevo messo al minimo, se vi ricordate, prima, perché non voglio che mi si colleghi a qualsiasi cosa che passa vicino. Molto bene, ora che abbiamo fatto tutti i contorni, ci manca da fare i segni di raccordo e le lettere che segnano appunto quali pezzi vanno incollati tra loro. Quindi, dopodiché, per creare invece questi segnetti qua, semplicemente vado qui sulle forme in alto, creo un rettangolino più o meno tipo questo, e poi potete modificarlo come volete, potete farci il contorno grigio, nero, blu, azzurro, arcobaleno, di tutti i colori che volete. Di solito lo faccio un po' grigio così e basta. Dopodiché lo vado a selezionare e lo sposto dove preferisco, in questo caso lo sposto al di sopra dei miei punti di raccordo. Allora, piccolino, bisogna zoomare un po'. Ora semplicemente cosa faccio? Duplica
ne creo uno uguale e man mano li sposto dove mi serve. Ok, adesso che ho fatto tutti i miei segnetti, posso procedere a fare le lettere e dopodiché ho finito il primo foglio del mio pattern e vi mostrerò come salvarlo, anche se è molto molto semplice ed intuitivo. Io vi ho mostrato adesso le cose basilari, ci sono anche altre funzioni per delle cose un po' più complesse, però alla fine questo è il suo funzionamento. Dopodiché trovate moltissimi tutorial di Inkscape in inglese su YouTube da vedere e se dovete fare qualcosa di più specifico potete anche cercare quelli. Allora, adesso io vado su testo, aggiungo il testo e di solito uso sempre lo stesso carattere, le faccio anche un po' più piccoline le lettere, così. Anzi, posso tenerle anche di questa grandezza, ecco, le metto qui. Ora, dopodiché, per salvare il nostro file senza, diciamo, la brutta copia che c'è sotto della nostra scansione, dobbiamo andare sempre sui livelli qui, che ce li abbiamo tutti qua comodi, togliere la vista, la visuale del livello 2, che è quello del nostro pattern scansionato, e abbiamo il nostro pattern digitalizzato, perfetto, fighissimo, stupendo. Dopodiché, una volta fatto questo, andiamo su file, salva come, e io scelgo formato PDF e lo salvo, gli do il nome che voglio. Adesso lo chiamo Deco 1. Ecco qua, salva e basta. Qui di solito non modifico mai nulla perché non mi serve modificare. La risoluzione metto sempre qua 300, è già predefinita e basta, tutto qua, non c'è nient'altro. Ok, e me lo salva. Dopodiché, se volete, potete salvare anche il file come programma di Inkscape per poterlo andare a modificare ogni volta che volete, e quindi ve lo salva in doppio, diciamo, in due formati. Ecco qua, spero che questo video vi sia stato utile e anche sia stato molto molto basilare. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare a vedere il mio negozio su Etsy, dove vendo i miei pattern, e anche tutti i miei social. Grazie mille per aver visto il video. Ci vediamo presto!